Ma se la guardiamo bene, invece, è una tappa che ci stuzzica molto. Tappa che misura 169 chilometri. Arrivo in salita di terza categoria. E oltre, vi dico chi c'è in fuga perché bastano i nomi. Allora, si trovano in questo gruppo inquadrato in ordine di classifica Sergio Pardiglia della Caja Rural, che ha un ritardo di 24 minuti e 28, gli altri superiore. Sergio Pardiglia, numero 191. Poi col 141 Sander Armé, il corridore che va forte in queste salite della Lotto Soudal. Tölk, il giovane corridore olandese, numero 113 della Lotto Jumbo. Col 126 già vincitore di tappa di classe Matej Mohoric, dorsale 126 della UAE Emirates. Col dorsale 56 Nelson Oliveira e col 59 Marc Soler, entrambi della Movistar. Col dorsale 211 Reyes Ortega della Manzana Postobon. Col dorsale 159, lo abbiamo visto poc'anzi, Giovanni Visconti della Bahrain Merida. Col dorsale 82 Clément Chevrier della Jet d'Auxerre La Mondiale. E col dorsale 87 il suo compagno Alexis Goujard. Poi per la Française des Jeux abbiamo due corridori, col 168 Anthony Roux e col 166 Jérôme Maison. Poi abbiamo in fuga col 185 altro abitué Stéphane Rossetot, francese della Cofidis. Poi troviamo Alessandro De Marchi col dorsale 32 per il team BMC, Julien Alaphilippe numero 12 della Quickstep Floors e Matteo Trentin numero 19 ancora Quickstep Floors. Per la Stana già vincitore di tappa Alexei Lutsenko dorsale numero 137, poi Patrick Conrad numero 75 della Bora Hansgrohe, Magnus Kornilsen, il corridore, il velocista in fuga ieri ma che va forte in queste salite, della Orica Scott dorsale 44, col dorsale 96 Tom Skuins della Cannondale Drapac. Questi 20 uomini hanno un vantaggio superiore agli 8 minuti, pertanto per loro davvero enormi chance di andare all'arrivo per la qualità della fuga e per ovviamente le intenzioni del gruppo, il gruppo in cui ieri molti hanno faticato. Lo stesso Nibali ha detto che non ha avuto una giornata estremamente positiva, nonostante ciò è riuscito a tenere le ruote dei migliori e a guadagnare una parte del tempo perso alla cronometro. Ci sono gli scali sulla sinistra, un gruppo che incede a velocità regolare. Ora è anche quasi difficile riuscire a capire, se non ci danno le distanze dalle inquadrature, il punto del tracciato, perché quando è un distacco tale di 13 minuti devi cominciare a vedere a che media stanno andando, quanti chilometri saranno, i famosi calcoli che fai su Dan. Però un conto è farli a voce ferma, un conto live, però vedendo dai paesi ci facciamo sicuramente un'idea. Ecco qui la Katusha Alpecin, ecco. Vedendo anche i rapporti e vedendo un pochino anche quella che è la velocità. Uomini di classifica tutti davanti con i propri compagni di squadra, c'è anche il tempo di ridere e scherzare là in mezzo. Sì, oggi tranquilli, ecco Fabio, lo vedete con la sua bella tricolore. L'Enfant du Pays è il ragazzo che ha i profili del colori spagnoli, Fran Ventoso è corridore cantabro, quindi della zona, sarà raccontando le bellezze del luogo agli altri là davanti. E dovrebbe essere qua la svolta a sinistra, dove anche per il gruppo ci sarà l'inizio del Gran Premio della Montagna. Lutsenko si vuole fare un regalo quest'oggi, compie 25 anni, vuole brindare questa sera. Diverse vittorie anche per il team Astana. L'impressione che Alaphilippe non stia troppo bene o magari che sia lì a lavorare per Matteo Trentin. Eccolo il gruppo che sta affrontando le prime rampe della salita. E la Katusha Alpecin la prende davanti. Attenzione che Katusha qui si vuole prendere le misure a Froome. Vogliono capire quanto c'era di vero nell'impressione che ha dato ieri. Attenzione da che adesso la corsa si va via via animando. Attacco da parte degli uomini di Zakarin. Subito al secondo Gran Premio della Montagna, il primo così al secondo già si prova a misurare la febbre alla maglia rossa. Comincia la Katusha Alpecin a fare andatura intensa per vedere cosa accade. Zakarin evidentemente rinfrancato dalla tappa di ieri, vuole cercare di far saltare il banco quest'oggi. Ha messo davanti i compagni e guarda la selezione che sta uscendo. Tutto il team Katusha Alpecin in questo momento ha allungato una decina di metri con i corridori del team Sky che vanno a cercare la maglia rossa. Chris Froome, è una bella menata quella della Katusha Alpecin, guardate che non si risponde qui, attenzione perché non risponde nessuno adesso all'attacco.
non risponde al momento nessuno. Gruppo che si sgretola su un Gran Premio della Montagna di terza categoria. Guarda qui, ci sono buchi dappertutto, i Katiusha stanno menando fortissimo. E guardate qua, eccolo qua, l'attacco di squadra che è arrivato improvvisamente. È arrivato all'attacco della salita Haller, Marco Haller, il corridore veloce austriaco, gli austriaci con Denifle ieri hanno vinto. E Zaccari, lo vedete in terza posizione, leggero sui pedali, vuole tentare davvero la rimontona Zaccari. Sì, ha ben quattro compagni di squadra, adesso dovrà gestire un po' questa situazione. Chris Froome, che dietro non è... si è fatto prendere dal panico, nonostante l'attacco sia stato un attacco deciso. Andiamo a cercare Vincenzo Nibali quest'oggi con la maglia verde. Andiamo a cercare gli uomini di classifica, vedete i quattro della Katiusha. Ora sembra che il gruppo si stia un po' organizzando nelle prime posizioni. Uomini di Nibali. Sta rispondendo la Bahrain Merida ora, sì, ora dalla ionosfera parrebbe. Ora vediamo appena superiamo lo strato della troposfera, riusciremo a vedere. Sì, sono proprio due uomini della Bahrain Merida adesso a fare l'andatura, e mi sembra proprio Antonio Nibali adesso che è là davanti. Adesso ti dico che si muove in maniera molto simile a Vincenzo. Intanto qui ancora Haller con i quattro Katiusha Alpecin, e Zaccari in terza posizione, rinfrancato da un'ottima posizione ieri, prova subito a movimentare la situazione. Fuochi d'artificio, questa salita misura 6 km con una pendenza del 6,6%, qua si sale vicini ai 30 km orari. Ancora il quartetto del Katiusha, c'è Rein Taramäe che chiude il quartetto dietro, però vedete ancora la Bahrain Merida va a chiudere, vedete che hanno preso a 1000 all'ora comunque, Salvo, guarda il gruppo come si sta spezzettando. E comunque anche se rientra in una prima parte non è detto che poi si ricompatti, sono tutti lì, ma molto allungati, saranno nell'arco di 400-500 metri dal primo all'ultimo. Certo che hanno fatto una velocità altissima, forse troppo alta per pensare poi di poter riuscire ad arrivare fino in cima alla salita. Una strappata impressionante dei Katiusha Alpecin. Beh, se le devi fare le cose falle. Adesso vedete che il gruppo comunque, primo segnale che oggi, che ci dice che oggi non sarà una tappa solo per la fuga all'arrivo, perché è la seconda salita, ce ne sarà un'altra più dura, quello di seconda categoria, perché dopo la Cogliada de Osalba ci sarà Cogliada della Os, seconda categoria, ma il gruppo è partito dall'inizio comunque. Altri 7 km al 6% e poi il gran finale, questa salita che misura poco più di 3 km, ma in realtà il tratto duro è l'ultimo chilometro e mezzo, strada che arriverà a toccare anche il 12-13%. Non ci sarà spazio per guadagnare minuti, ma 10-20 secondi potrebbero essere un buon bottino per la tappa di oggi, per Vincenzo Nibali, per avvicinarsi ulteriormente, andare sotto il minuto e poi dare tutto sull'Angliru. All'attacco proprio della seconda salita c'è stata questa azione della Katiusha Alpecin, del secondo Gran Premio della Montagna, che invece i corridori in testa stanno scollinando proprio in queste fasi, lo hanno appena scollinato. Rojas in prima posizione, Trentin, vedete Lutsenko e Gujar che tiene bene botta, c'è anche Giovanni Visconti a metà gruppo, brillante Matteo Trentin che rilancia, tira dritto Matteo Trentin, vuol far la discesa a 1000, e Lutsenko Trentin pronto a seguire il corridore di Borgo Valsugana. Mai visto così forte Trentin da quando insomma corre, e questo ci fa ben sperare per tre settimane campionato del mondo. Cioè ha avuto le giornate straordinarie, ha vinto l'etappa, ricordiamo, in tutti e tre i grandi giri, ha un corridore eccellente in appoggio, ma un Trentin così forte per tre settimane io non me lo ricordo. Corridore che inizia ad avere una buona esperienza adesso, l'anno prossimo cambierà formazione, andrà nella Lorica Scott, formazione australiana, e ancora gli uomini di Zaccarin a tenere alta l'andatura. Eh sì, la Katiusha Alpecin vuole cercare possibilmente di scremare molto il gruppo. Guardate Vincenzo, ecco Vincenzo, vi ripartiamo, in maglia verde, quell'altro che sembra Nibali è Antonio Nibali in maglia Bahrain Merida, che sembra che molto è molto bene anche Vincenzo, molto bene Pellizzotti, grande Vuelta da parte del Delfino di Bibione. C'è un corridore anche della Crystal Frost lì a dare un po' di fastidio a che non prenda troppo, anche se poi 10:47 io credo che sia lì per stare davanti della Cruz, non serve fare ostruzionismo con 10 minuti e 43 per la fuga, e qui purtroppo dobbiamo prendere atto di un volto un po' particolare, però vediamo come va, perché non è detto che la faccia prendiamo atto, io speravo che l'inquadratura mi avesse ingannato, ma sta facendo fatica. Chaves, è stata una stagione troppo davvero difficile per Esteban, pertanto insomma lui vuole arrivare a Madrid, e arrivare a Madrid per lui sarà già almeno una soddisfazione, non è cosa da poco arrivare in fondo alle tre settimane se non sei al top.
se non stai bene diventa veramente difficile. Abbiamo visto trasfigurato nel cronometro ieri non benissimo e oggi alla prima accelerazione ha patito e poi ha perso le ruote. Ora Rossetto qua in coda che fatica a tenere i compagni d'avventura. Certo che la Vuelta non ci finisce mai di stupire. Non ci finisce mai di sorprendere, perché quando pensi di prevedere tutto poi arriva qualcosa di inatteso e imprevisto. Ovviamente qualcuno in caffetteria, lo sai, quando accadono delle azioni poi ci si fanno delle domande, qualcuno in caffetteria diceva perché adesso la Bremerida? Perché Zakarin, signora, 2.25 e uno Zakarin, va bene che hai un vantaggio superiore al minuto da Zakarin, ma non puoi neanche sottovalutare una nazione del genere. Va bene isolare Froome, ma per isolare Froome non devi regalare la Vuelta a un altro. Ecco. Amiche ed amici, bentornati, sono dei Gran Premi della Montagna in questo momento di terza categoria a creare tutto lo scompiglio che si vede in questo momento, mentre ci sono corridori che si tentano le proprie possibilità un po' dappertutto. Questo è Luis León Sánchez che vede Luis Ángel Mate, gli va dietro. Sánchez è murciano, Mate è un marbellino, due spagnoli vanno insieme, è partito Luis Ángel Mate della Cofidis, Sánchez gli è andato dietro perché siamo nel corso del secondo Gran Premio della Montagna di giornata, è solo un terzo categoria, ma prima c'è stato un attacco della Katiuscia che ha un po' sgretolato il gruppo, poi si è riportato il gruppo sotto, ma c'è stata grande selezione. Guardate Fabio Aru in questo momento viene atteso da Luis León Sánchez, partiti evidentemente di comune accordo, e vedete che i corridori rispondono da sole ad ogni dubbio. Parte Luis León Sánchez e Fabio Aru gli va dietro, provano un'azione da lontano. Aru, ricordiamo che è sempre nono in classifica generale, ci sono due Astana nella top 10, 36 chilometri alla conclusione. Luis León Sánchez parte con Fabio Aru, gli vanno dietro lo anche Mate e Alberto Contador, parte anche Alberto Contador da lontano, la tappa si infiamma improvvisamente, c'è anche Michael Woods, naturalmente vedete guadagnano poco, ma ora gli Sky devono tirare. Vedete che ora in questo caso, non essendoci uomini pericolosi per Nibali come Zakarin prima, la Bahrain Merida non è davanti a chiudere. Parte Luis León Sánchez, Aru a ruota, Contador e Woods. Per essere isolato è un bel isolamento quello di Fabio Aru. 36 chilometri la conclusione, ancora una volta è lui Albertino Contador che va ad animare questa Vuelta di Spagna. E ma prima è stata la Astana, Fabio però Aru che va ad allungare. Luis León Sánchez è andato dietro a Mate, gli è andato dietro Fabio Aru, Contador coglie l'occasione, ma qui è la Astana davvero che si muove per primo. Sánchez che ha solo lanciato la volata, Fabio Aru adesso si alza sui pedali. Che bello rivedere il cavaliere dei quattro mori con la voglia di andare e col fisico che per il momento fa quello che Aru chiede. Jungels in questo gruppetto, attenzione perché qui c'è qualche nome importante, sì, c'è Chavez e c'è Yates, ma l'avevamo già notato. Che sparpaglio che sta uscendo, salvo. Siamo a oltre 40 km Fabio dall'arrivo. Che è andato ad allungare, ovviamente, per quanto riguarda il Team Sky, Fabio Aru non fa troppa paura, stanno comunque tenendo alta l'andatura per evitare che dietro qualcun altro provi a raggiungere il cavaliere Quattro Mori. È proprio David della Cruz che in questo momento va ad accelerare. Ed eccolo qua Fabio Aru, guardate il gruppo come si è ridotto. In questo gruppo c'è Nibali in maglia verde, lo vedete bene, c'è Chris Froome, in questo momento si è alzato, Chris Froome sta cercando qualcosa nelle tasche dietro. Fabio Aru lanciato da Luis León Sánchez che è andato dietro a Mate, sembrava proprio una cosa architettata perfettamente, e ora Aru prova da lontano. Che sparpaglio che sta uscendo su questa salita, la fatica del cronometro, la fatica della tappa di ieri si fa sentire, e bravi gli uomini di classifica a non darsi per vinti e ad andare a cercare di ribaltare questa Vuelta di Spagna. Al momento il Team Sky comunque ha la corsa sotto controllo. Comunque ragazzi, non c'è giornata in cui non accada qualcosa, lo abbiamo detto poco fa Vladimir, noi possiamo provare a ipotizzare ma poi succede qualcosa. Ti aspettavi oggi una Astana all'attacco con Aru lanciato da Sánchez? No, è il bello del c'è niente da fare, alla Vuelta queste cose accadono, e guarda che bello Aru
che prova naturalmente a sterzare improvvisamente, a cambiare direzione una volta che lo vedeva perdere terreno nelle ultime giornate, ma ora lui prova a rimontare. Comunque vada, ci piace vedere che ci prova. Corridore veramente molto tenace, grintoso, non si dà mai per vinto pur essendo lontano in classifica e pur essendo adesso dietro a una ventina di corridori, vuole comunque essere nel vivo della corsa. Eccolo questo qua. È il Gran Premio della Montagna. Transita Fabio Aru, questo allo scollinamento. È il secondo Gran Premio della Montagna con l'Ada Deus Alba. Naturalmente eccoci qua. E parte ancora Sanchez per aiutare il cavaliere Quattro Mori, anche Vincenzo Nibali adesso. Si attenzione, parte Vincenzo, parte Zaccarin e Contadore. Gli Sky si mettono subito a ruota, lo vogliono mettere alla prova Froome su queste pendenze che non sono terribili, ma pare che insomma ieri Froome abbia manifestato un minimo di debolezza e come sapete nello sport è così, se l'avversario cede qualcosa bisogna azzannarlo in questo momento e partono a rotazione, ma è un gruppo non così numeroso, pertanto è una sfida testa a testa, ci sono due o tre compagni di Froome, ma è un percorso particolare. Il cavaliere dei Quattro Mori, anche lui ogni tanto sul telaio a pedalare, poi si alza, insomma è bello sempre in bici Fabio, 34.900, si guarda indietro per vedere se Sanchez si sta avvicinando, nel frattempo si lancia, ricordiamo che Aru l'anno scorso vinse una tappa partendo su una discesa alla Parigi-Nizza, poi insomma le cose non andarono come si sperava al Tour, quest'anno molto Nibali meglio. Nibali che sta facendo l'andatura, lui che in discesa se la cava molto molto bene. Ricordiamo che ci sarà adesso la salita più dura, quella di seconda categoria, ma poi il gran finale. Arrivo su uno strappo, chilometro e mezzo, pendenze a doppia cifra. Sarà breve, sarà uno strappo, ma lì si può prendere del tempo. Guardate Aru, bello come il sole, che bello rivedere il campione italiano almeno agire, combattere, perché noi lo conosciamo così anche come persona, non è un ragazzo sciocco, non è un ragazzo ingenuo, un ragazzo intelligente, fine, non vuole lasciare la Vuelta in maniera anonima. Menties, ho visto rimontare come sempre, ha preso la salita in fondo al gruppo, sorpreso dall'attacco del team Katiuscia. Eccolo qua, lo vediamo alla testa del gruppo, sono rimasti in pochi, ora qualcuno rientrerà e Fabio Aru è lanciatissimo per cercare di recuperare terreno, vedi, sei nono in classifica generale, non è che Fabio Aru sia scomparso dalla classifica, è evidente, però ieri lo abbiamo già ricordato, è stata una giornata in cui ha subito, attualmente è nono in classifica generale a 6.45, certo, non parte per vincere la Vuelta, ma parte per recuperare terreno e concludere la Vuelta insomma con una bella immagine anche di sé. Sì, un corridore che ovviamente... cinque compagni per Froome, ecco, diciamo che non l'hanno proprio isolato, però c'è stato un tentativo. C'è stato un tentativo, ci sarà ancora un tentativo. La prossima salita, la salita di seconda categoria, misura 7 km, pendenza media del 6%, inizierà quando mancheranno 29 km e 300 metri. Non guardiamo naturalmente la grafica perché indica... I battistrada, che manca ai battistrada, ai fuggitivi, al gruppo in fuga dove c'è Giuliano Alaphilippe adesso brillante, lo vedete Luzenko, Matteo Trentin è più indietro adesso, sta lavorando il suo compagno, è lì perfettamente in questo gruppo. Senti Vladimir, non so se sei d'accordo, ma io la frase che descrive questa Vuelta è sempre la stessa, bentornato ciclismo. Lo abbiamo detto qualche giorno fa, durante la seconda settimana, quando più squadre hanno attaccato lo squadrone dei pretoriani, ma non per avere qualcosa contro di loro, ma perché ci serve l'antagonista, sennò che lotta è? Dobbiamo dire che i corridori si sono fatti trovare veramente pronti, grande spettacolo, Froome. Ma poi coraggio ad attaccare da lontano, quanto tempo chiediamo questi movimenti? Bentornato ciclismo che ci piace. Sì, perché al Tour de France la super formazione del Team Sky ha ammazzato un po' quella che era la corsa, pochi gli scatti, pochi gli attacchi, tenevano troppo alta l'andatura, qua invece il percorso favorisce un po' anche questi vedi, attacchi. Oggi terza categoria, seconda categoria, in sequenza però nel finale, beh è una tappa che non si va su, non si va in quota, non ci sono pendenze al 20%, ma ci sono 4 GPM consecutivi e guardate il cavaliere dei Quattro Mori. E soprattutto la volontà da parte degli uomini di classifica di dare battaglia, di dare spettacolo. Di non accontentarsi del piazzamento, bravo Vladimir, è proprio quello, c'è la voglia di ribaltare perché Contador dopo Andorra ha continuato a voler vincere la Vuelta. Nibali non ha mai pensato che okay, un secondo posto è un altro podio in una carriera bellissima, ma attacca, forza, ieri comunque ha detto non era la mia miglior giornata. Intanto Goujard in questo momento inquadrato con Sander Armé prova ad avvantaggiarsi sui compagni di fuga, non sarà facile, dietro c'è un bel gruppetto. Alexis Goujard
E guardiamo anche la salita, visto che in gruppo, insomma, gli uomini forti del Lotto hanno deciso di darsi battaglia. Andiamo a vedere un pochino anche le pendenze, una salita che non è troppo dura, ma come giustamente dicevi, a ripetizione. Qua Fabio Aru lanciatissimo lungo la discesa. Vediamo naturalmente Aru 9.36, ha guadagnato non molto, ma è ovvio, in discesa è anche dura fare di velocità così diverse, ma guadagna una trentina di secondi in questo momento. Ricordiamo però che il vantaggio per Fabio è che comincerà una seconda categoria tra poco, per cui se Fabio, come ci auguriamo e come sembrerebbe, sta così bene, troverà dopo lo scollinamento adesso alla fine della discesa, poi immediatamente sopra la Peña lo sprint intermedio come passaggio, ma comincia subito con l'Ada della Oz, che è una montagna di seconda categoria. Sparpaglio, 27 i corridori che fanno parte del primo gruppo. Ottimo, è così che ci piace, perché adesso... insomma, il ciclismo è bello perché è litigarello, un po' come l'amore. Amici, Eurosport non si ferma mai, figuratevi l'amore. Amiche ed amici, bentornati, immagini in diretta da una... come di consueto, direi, questo ci piace molto, spettacolare tappa della Vuelta a Spagna, 18ª tappa, tappa Cantabra. La Cantabria è il Cantabro, diciamo, sempre più famoso, almeno nel ciclismo moderno, è sempre lui, è Oscar Freire. Siamo nelle sue zone, una partenza da Suanthes a Santo Toribio del Liebana, siamo sulla Cordigliera Cantabrica. Un primo GPM di terza categoria ha visto i 20 attaccanti tutti insieme, il secondo GPM li ha visti un po' più disseminati per il percorso, e ora il terzo GPM ne vedrà pochi insieme davanti, perché su 20 corridori non tutti hanno le stesse caratteristiche, è evidente, pertanto qualcuno perderà terreno. Siamo molto curiosi perché sono presenti davanti Giovanni Visconti, Bahrain Merida, Matteo Trentin dell'Aquisté Floors, anche se aveva arretrato in qualche posizione poc'anzi, però vediamo. E poi c'è anche De Marchi. È Da Marchi, perfetto, il rosso di buio, che anche oggi è andato. Pico de Oban 888, beh, in Cina sarebbe apprezzato questo, perché l'888, da quello che so io, siccome l'8 per la cultura cinese è il numero fortunato per eccellenza, le targhe le puoi comprare, insomma, per avere un 888, mi avevano detto anni fa, si pagavano anche grosse cifre, grandi magnati, insomma, pagano per avere il triplo 8. No, è 313 la targa di Topolino. Chiedo venia. 313 ad Aghi Topolino, non si sbaglia, come 31 e 300 mancano, vedi, ecco quel 313 lì. Giuliano Alaphilippe fa parte del gruppo di testa, dove non vedo Matteo Trentin, che aveva arretrato in qualche posizione poc'anzi. Intanto vedete Lutsenko, De Marchi invece sono nel gruppo di testa, Matteo Trentin mi sembra di non averlo visto, e questo è il cavaliere dei quattro mori, che adesso guadagna un minuto. Signori, sta guadagnando un minuto, 9 minuti contro i 10 del gruppo dei leader. Grande Fabio, nel frattempo siamo stati contattati, no, al telefono rosso di Riccardo, che me l'ha lasciato in prestito, perché io non ho, insomma, queste possibilità. Mi ha lasciato in prestito il telefono rosso, ci ha contattati Federico Titti Borselli dalla bus della Stana, che salutiamo caramente perché ci sta ascoltando in diretta. Dice, insomma, che ha ascoltato quelle che hai detto tu, Vladimir, che tu hai detto, mi hanno detto così, e ha confermato che la versione era quella, ma io credo che l'attacco di Fabio Aru chiuda il discorso, è una scusa per salutare Titti e chi fosse sul bus della Stana in Spagna ad ascoltarci. E ciao ragazzi, insomma, è sempre un piacere. Eccolo là, Fabio Aru, che sta guadagnando un minuto sul gruppo, adesso. Un minuto. Dietro, eccolo anche Visconti. Visconti in maglia rosso-blu, che ha capito la pericolosità di Gujar e vuole andare ad accelerare. Un minuto e un secondo il vantaggio di Fabio Aru. A questo punto sarà interessante capire la tattica del team Astana, visto che in classifica generale c'è Lopez, corridore che va molto forte in salita. Vedere se su questo Gran Premio della Montagna in seconda categoria proverà a rientrare sul cavaliere del Quattro Mori per andare ad attaccare il leader della classifica generale. Bravissimo Fabio Aru, davvero fa quello che tutti vorrebbero vedere fare ai propri beniamini, cioè parte da lontano, è partito sulla ruota di Luis Leon Sanchez, un suo compagno di squadra. Quindi salutiamo il piccolo Lello da Bacoli, che dice: sapete qualcosa? Sappiamo quello che vedi e che sicuramente sai, avendo fatto il professionista, cioè che... sappiamo che c'è stato un errore da parte del meccanico. Ecco, ripetilo, Vladimir Belli, dopo aver parlato con Titi, conferma che è stato un errore da parte del meccanico, come può capitare. Non c'è stata assolutamente la volontà da parte di nessuno del team di Fabio Aru di così infastidirlo, di non seguire quelle che sono le sue indicazioni.
diceva anche della difficoltà che hanno in questa Vuelta i massaggiatori, chi guida il pullman, i meccanici che arrivano in hotel veramente molto tardi, questa sera quasi 400 km di trasferimento, andranno a mangiare a mezzanotte, per cui ci può stare, ci può stare. Non c'è stata nessuna polemica. No, infatti, ma beh, lo abbiamo visto, insomma, Aru è partito con l'aiuto di Sanchez, mi sa che la 313 era quella di Paperino, forse era 113 quella di Topolino. Adesso insomma chiedo agli esperti di Walt Disney, perché mi hai fatto venire il dubbio, amico dottor che ci hai scritto. 30 all'arrivo. Qualcuno è rientrato, però non è un gruppo così numeroso. Parte, sta scattando qualcuno. Ragazzi, qua a ogni piede sospinto c'è un attacco. Che meraviglia! Due Quick Step Floors si muovono adesso. Della Cruz prova a recuperare nelle terreno. Parti alte della classifica. Anche perché in questo. Grazie Valerio, perfetto. È la 113 con il Topolino, grazie Marco. Infatti erano i due numeri. No, la macchina di Paperino e la 313. La 113 con il Topolino. Guardate gli Sky, ora ovviamente Fruma. Il comportamento della Sky oggi è dati alla mano, come se avessero una tabella. Hanno un vantaggio di corridori che possono inseguire, che non devono inseguire. Il comportamento, ci vuole il bilancino, scusami, Salvo, invece da parte degli uomini del team Astana è quello comunque di andare all'attacco. Vedremo l'attacco di Lopez, presumo sulla prossima salita. Adesso Samu Sanchez che si è avvantaggiato. Sì. Luis León, Samu è l'asturiano di cui ho detto era successa una cosetta, lasciamo stare. Intanto Sander Armé, Alexis Gujar e Marc Soler sono i tre che dai 20 attaccanti di oggi vogliono avvantaggiarsi. Sander Armé è già stato protagonista delle buone, ottime direi prestazioni in salita. Intanto vedete che c'è adesso la risposta, c'è Della Cruz, vediamo, si muovono due Cofidis dietro. Vediamo cosa viene fuori da questo. Qualcuno potrebbe pensare a seguirli, non sono tanto questi corridori, ma chi potrebbe puntare a usarli come punto d'appoggio. Ancora Mate è partito, ancora una volta Luis Angel Mate, che prima aveva aiutato quasi Sanchez a uscire dal gruppo. Gruppetto, o meglio gruppo del leader Chris Froome, che si era assottigliato, erano in 27, c'è stato poi lungo la discesa il rallentamento. Altri corridori come Chavez che sono riusciti a riprendere le ruote, non c'è tregua, ancora scatti. Ecco qua, vedete attacchi ripetuti, che meraviglia, oggi davvero un continuo. Lo so, ci piacerebbe vedere tanti nomi importanti scattare, accontentiamoci delle immagini per ora perché ci danno più di quanto potremmo desiderare. Marc Soler, corridore di gran talento, lo spagnolo giovane della Movistar, con Alexis Gujar provano a fare la differenza, con Sander Armé vediamo chi parte ora, c'è un altro corridore, vedete davanti c'è Mate, è il secondo degli uomini rossi, ora un Katiusha Alpecin, attenzione che oggi Katiusha hanno intenzioni serie. Il team Katiusha, il team Astana stanno cercando di mandare in va scoperta dei compagni squadra per Zaccarin e per Lopez. Contador che ci riprova. Eccolo qua, Alberto Contador sulla sinistra, ora Lopez su pedale, ragazzi, è un attacco continuo. Al primo cavalcavia partono tutti all'attacco, dov'è Vincenzo? Vincenzo in maglia verde al momento è lì. Reazione a ruota di Chris Froome. Con Nieve, Chris Froome alla sua ruota. Contador che vuole ribaltare la Vuelta. Contador si muove a più di 30 km dall'arrivo, guardatelo, riprende Mate in due palate, riprende Luis Angel Mate e trova subito Harrison Pantano, non il colombiano. Non riuscirà Pantano a fare un grandissimo lavoro, ma qua si sta cercando di far saltare il banco. Che velocità, che tappa. Assolutamente, bentornato ciclismo, lo dirò allo sfinimento ragazzi, perché è bello vedere attaccare i corridori da tutte le parti, è davvero bello. Poi nel reparto visibili c'è un genio che non sa ancora che noi trasmettiamo anche Giro e Tour, spiegateglielo perché non sono in esclusiva ma abbiamo anche quelli. Pantano e Contador e Miguel Angel Lopez. Contador che riparte, Pantano come avevi immaginato non può dare una grande trenata. Eccolo qua, Miguel Angel Lopez che prova a seguirlo. Qui troviamo Cortina, vedete, in questo momento con Luis León Sanchez, Della Cruz, questo è un attacco spagnolo però, Cortina, Della Cruz, Contador e Sanchez, vanno tutti per Contador, dimmi che è così perché secondo me è qualche dubbio. E guarda c'è la selezione che è uscita, Salvo, grande sparpaglio qua, Rafa Maica che si trova in fondo al gruppetto, ha provato anche Vincenzo Nibali a mandare Cortina all'attacco, al momento però Vincenzo non si è ancora mosso. Quattro spagnoli e un colombiano in questo quintetto, Della Cruz, Contador, Luis León Sanchez e Ivan Cortina. E vedete, ovviamente, ecco qua che ora il corridore della Barre Merida attende probabilmente perché Vincenzo ha detto aspetta come pedala che bene Vincenzo, non composto. È il momento.
Kelderman invece un po' più in punta di sella. Sì, Contador, Contador che non molla, ragazzi, fino a Madrid. Contador attaccherà anche a Madrid, cosa che non è mai successa, però Contador farà anche questo. Quanto ci mancherà Alberto Contador? Anche perché, se vogliamo, la Gran Via di Madrid un po' in salita è, quindi Contador un attacco potrebbe anche provarlo. Contador con Miguel Angel Lopez, 26.300 per i battistrada, i 20 uomini al comando non sono più 20, ora vi dico, dovrebbero esserci i 3, dalle notizie che ci giungono, Armé, Soler e Goujard al comando, e poi diversi corridori sparpagliati, quelli che facevano parte del gruppo dei 20 fuggitivi. Che sforzo che sta facendo Gianni Moscon per riportarsi sui fuggitivi dalla Cruz, che prova a rialzarsi. Però gli Sky, vedi, a questo punto sono costretti a lavorare da lontano, pertanto alla fine sta venendo fuori di tutto. Sta venendo fuori di tutto, perché se attaccano tutti non sai dove andare. Davide La Cruz, catalano della Crystal Flores, ora con Alberto Contador a ruota, Contador che sembra sfruttare qualsiasi scia. Ora vediamo che ne sarà del gruppo dei migliori, dove c'è ancora Kreuzweig, che in queste tappe va bene a ruota di Poels. Allora abbiamo Chris Froome, se guardate quinto, poi volevo insomma dirvi chi c'era, ma cambiamo inquadratura. Della Cruz, sono tutti Contador, comunque i migliori uomini di classifica. Questa è una salita molto regolare, si sta bene a ruota, ma all'arrivo, quel chilometro e mezzo, qualcuno potrebbe veramente pagarlo, si possono perdere dai 20 ai 30 secondi. Eccolo qua Alberto Contador, ricordando che Fabio Aru è sempre avanti, attenzione perché Fabio Aru ha attaccato da lontano al momento, però Aru sta recuperando sulla testa della corsa, poi vi diremo cosa succede tra Aru e questo gruppetto. Fabio Aru guadagnava un minuto fino a non molto tempo fa, quando avevamo un aggiornamento. Della Cruz ora rientra al gruppo con sforzo, e ora sì che sono in pochi, erano tornati ad aumentare i corridori del gruppo, ora sono una ventina al massimo, e credo. Guarda come gli uomini del Team Sky, appena ripreso Contador che si è rialzato, come hanno mollato l'andatura in quattro pedalate. Della Cruz ha guadagnato un discreto margine. Certo, questo non fa bene a Fabio Aru, è evidente, perché se qui menano Fabio Aru non può guadagnare, però un minutino ce l'aveva. Vediamo ognuno dei protagonisti, perché tutti oggi meritano, tutti attaccano. Intanto Della Cruz viene su molto bene, Davide Della Cruz viene su molto bene, anche perché comunque gli uomini del Team Sky hanno mollato un po'. Andiamo a vedere, facciamo gli l'appello, uomini che fanno parte da dietro: Woods, Contador, Zakarin, Kelderman, Vincenzo Nibali, e poi a memoria Poels, Froome, perché sono tutti lì, e qui c'è Davide Della Cruz. 24.200 per la testa della corsa, ecco la testa della corsa, sono Sander Armé, Marc Soler, qualcuno è rientrato, vediamo qui, c'è Alaphilippe che è rientrato, e anche Lutsenko con Goujard che c'era già. Cinque Lutsenko uomini. Che quest'oggi vuole festeggiare, vuole bissare la vittoria qui alla Vuelta, visto che è il suo compleanno, giovane corridore, 25 anni, capace negli under 23 di vincere il campionato del mondo. Insomma, io direi che a guardare l'altimetria di oggi pochi di noi avrebbero immaginato, se mi dici chi, gli vado a fare i complimenti, tanto movimento con tanti uomini di classifica. Abbiamo visto muoversi Zakarin, Contador non fa più notizia, Nibali si è mosso Della Cruz, Fabio Aru è partito, sono tutti top 10 in classifica generale, Lopez si è mosso, quindi gustiamocela. Grande spettacolo. Sono rimasti pochissimi, vedi, sempre quelli. Partendo ora davanti abbiamo i tre compagni di Froome, dove c'è ancora bravo Moscon, c'è ancora Poels e Nieve, Froome appunto, poi scalando posizioni c'era Lopez, c'era Contador, c'era Woods, c'era Vincenzo Nibali, il Nurzakani e anche Wilco Kelderman. Stava rientrando anche Menties e altri corridori. Questa è la testa della corsa invece, vedete, con Marc Soler, Alessandro De Marchi è rientrato, no, allora non è la testa, questi sono gli seguitori, c'era anche Visconti, questa è la testa della corsa, maglia analoga ovviamente, erano alcuni compagni. Davanti c'è Lutsenko, Soler, Armé, Alaphilippe e Goujard, un bel quintetto questo. Bel quintetto, Alaphilippe capace di andare molto forte sulle pendenze dure, l'attacco più volte, vincitore di tappa, potrebbe veramente regalare un'altra bella vittoria alla Quick Step Floor. E Della Cruz che piano piano ma continua a guadagnare qualche secondo. Lui che in classifica generale si trova in decima posizione, ritardo di oltre 10 minuti, non fa paura alla corazzata del Team Sky. Eccolo qua, 22.600 alla conclusione in questo momento, anche vedete. Anche TJ Van Garderen è riuscito a rientrare. Anche Franco Pellizzotti, compagno di Nibali, lo vedete. Pedro Bilbao, Team Astana. Pedro Bilbao sta andando molto bene in questa Vuelta, è sempre lì col gruppo dei migliori fin quasi alla fine. Questo è Davide Della Cruz, attendiamo avidamente degli aggiornamenti cronometrici.
E riparte ancora lui. Contador, Miguel Angel Lopez, questa volta gli va dietro anche Nibali, tutti e praticamente. Anche Froome sui pedali, in Chris prima Froome, persona che Kelderman va a chiudere. Siamo in vista del Gran Premio della Montagna, non vuole assolutamente così correre rischi, vuole rimanere attaccato ai migliori uomini della classifica generale. Alberto Contador, Miguel Angel Lopez, Vincenzo Nibali nell'ordine, Wilco Kelderman. Prima c'è anche Michael Woods e Chris Froome questa volta si alza sui pedali e segue l'azione. Non può farlo solo con i compagni, ha questi cambi di ritmo. Froome segue un cambio di ritmo. Zakarin, Moscon, Poels e con la lingua fuori Kreuzweig e Nieve che prova a non farsi staccare dal gruppetto. Beh, grande azione. Contador va a riprendere Della Cruz in due pedalate, ora Contador allunga addirittura. Spettacolo. E non si è ancora mosso Vincenzo Nibali. Per cui aspettiamoci magari un attacco da parte dello squalo dello stretto nella discesa, una discesa piuttosto tecnica, non è particolarmente brutto il fondo stradale, ma sappiamo le dote di Vincenzo quando la strada scende, Nieve che dopo aver lavorato rimane comunque in scia al capitano. Sì, con una moto che va a riprendere da vicino il gruppo, in questo momento non aiuta Nieve la moto, diciamo sì, punto d'appoggio, però gli dava quasi fastidio per rientrare perché era lì Nieve. Diciamo che va bene così, non ha influenzato. Moscon torna a fare l'andatura, bravo Benny, hai ragione, ha scritto all'hashtag Aerosport Ciclismo alla caffetteria. L'attaccano tutti ma non la sgretolano, infatti il senso non è che perda la Sky, il senso è che ci sia battaglia, poi che vinca il migliore è scontato ed evidente, non lo vogliamo dire noi, perché è ovvio, a noi non interessa che vinca uno o l'altro. A noi piace vedere che quando un corridore vince se l'è sudata, altrimenti si perde davvero il gusto. A noi piace commentare una gara spettacolare. Oh, a noi piace insomma che si diano battaglia questi corridori. Poi faremo i complimenti a chi vince, ma come sempre, ma questo anche se noi non lo volessimo. 20 all'arrivo, grande tappa. Ci riprova Davide Della Cruz, amiche ed amici, una tappa frenetica, spettacolare, attacchi dappertutto, quattro Gran Premi della Montagna in sequenza di bassa categoria, terza, seconda e terza, ma con arrivo in salita, ma ravvicinati, ci stanno regalando un finale davvero scoppiettante, Cogliada della Oz. Questa è la terza asperità, seconda categoria, ora discesa per i corridori, qui in questo caso non è che al termine della discesa attaccherà subito GPM, ci sarà una fase di lieve ascesa che durerà insomma una quindicina di chilometri, lieve salita, andare su. Ricordiamo che abbiamo un gruppo che era di 20 unità al comando che vede adesso 5 corridori avvantaggiati: Sander Almeida della Lotto Soudal, Marc Soler della Movistar, Julian Alaphilippe Quickstep Floors, Alexei Lutsenko del team Astana e Alexis Goujard della Cedosella Mondial. Più staccati naturalmente gli ex componenti della fuga, qualcuno è stato ripreso. Poi abbiamo solitario Fabio Aru, il quale a un certo punto guadagnava un minuto, ma una volta partiti gli attacchi ce lo segnalano a circa 30 secondi davanti a questo gruppo dove ci sono ancora tre compagni di squadra sicuramente, i quali sono l'enorme Gianni Moscon, Wouter Poels e Michel Nieve, e poi Froome, abbiamo Vincenzo Nibali in questo gruppetto, abbiamo Alberto Contador, Davide Della Cruz è scattato, c'è Kreuzweig, c'è Woods, c'è Zakarin, ci sono gli uomini di alta classifica in poche parole che si stanno dando battaglia davvero in maniera spettacolare oggi senza esclusione di colpi, come si dice. Ora in discesa Della Cruz è una discesa molto più lunga delle altre, poi però ci sarà un tratto meno duro delle altre, non subito in partenza l'attacco della salita. Sì, scollinamento a quota 658, corridori che scenderanno fino a quota 100, poi un leggero falso piano a salire e poi la pettata finale, questa salita di 3 km dove comunque nell'ultimo chilometro e mezzo ci sarà spazio per fare la differenza. Della Cruz con una quarantina di metri di vantaggio. Intanto attenzione perché la grafica ci aveva dato un distacco pessimistico perché sono ancora 57 i secondi di vantaggio di Fabio Aru, appena giunta la notizia dalla radio corsa o radio carretera, insomma radio carrera come direbbero probabilmente in Spagna. Sta andando molto forte Fabio Aru, visto che dietro ci sono stati ancora diversi attacchi. Ci hanno confermato i 57 secondi di vantaggio del cavaliere dei Quattro Mori da pochi secondi. Intanto Della Cruz non ce la fa ad evadere, c'è la Sky che fa buona guardia, attenzione perché Froome prima si è alzato sui pedali, quindi non diamo per scontato che Froome sia in difficoltà, tutt'altro, perché prima ho visto Froome alzarsi sui pedali e andare a chiudere il buco in prima persona con i suoi compagni che dietro gli stavano a ruota, quindi
non facciamoci ingannare, non è un Froome in difficoltà, è un Froome che in questo momento viene attaccato da più parti. Da più parti, noi chiamiamo lo spettacolo, non aspettavamo altro che vedere uno scontro a viso aperto tra i migliori della classifica. Lopez ha Fabio Aru davanti, Lutsenko che si sta giocando la tappa, Vincenzo, non credo che ci sia ancora Franco Pellizzotti. Prima era rientrato Pellizzotti, ora però vedo una maglia Bremerida, deve essere per forza lui, perché Vincenzo ha la maglia verde, quindi deve essere per forza Pellizzotti, ed è lì proprio in quarta posizione a ruota forse proprio di Vincenzo. Testa della corsa, Goujard, Armé, Alaphilippe, Lutsenko e Soler in quest'ordine. Ed eccola la valle che scende leggermente, ancora qualche chilometro e poi ci sarà l'inversione, strada che tirerà in su e poi gran finale. Eccolo qua, Cabeza de Carrera, la testa della corsa. Ora la moto che prova a passare, la moto ripresa, ma davanti ovviamente non possono curarsene. Bellissimi questi passaggi, queste gole caratteristiche della Cordigliera Cantabrica. Mi sembra la Valle Taleggio. Ma in effetti mi devo abituare, perché ero abituato a sentire mi sembra il San Baronto, mi sembra la provincia di Arezzo, a te sembra la Val Taleggio, vedi, ognuno simila ai propri panorami quello che vede. Michel Nieve che fa l'andatura, Nibali in maglia verde, attenzione, non è Trentin visto che l'ha indossata per quasi tutta la vuelta, adesso è in sesta posizione. Vincenzo a ruota di Zakarin il quale è a ruota di Froome, che ha davanti tre compagni, dietro Vincenzo Nibali. Vediamo la maglia gialla di Kreuzweg, Kelderman con la maglia bianca della Sunweb, e questo invece è Lutsenko. Attenzione che è rientrato anche Visconti, i primi seguitori con Giovanni Visconti sono rientrati sul gruppo di testa, c'è anche Alessandro De Marchi, c'è anche il rosso di Buia, due italiani rientrano sul gruppo di testa, sia Visconti che De Marchi. Che spettacolo queste montagne, che spettacolo che stanno dando quest'oggi i corridori, e sabato, salvo il gran finale con l'Angliru, classifica ancora aperta. Ci arriveranno sfatti all'Angliru comunque, se vista la vuelta che stanno disputando. Catene montuose che non sono particolarmente alte. Non sono molto alte, ma sono aspre, sono molto recenti, pertanto hanno questa caratteristica, insomma, con grandi pendenze, pendenze arcigne all'interno di queste gole ricche di boscaglia, davvero, insomma, è una meraviglia. Questo ce lo gustiamo, questo silenzio, perché fuori si dà roba battaglia. Ricordo l'ultimo aggiornamento ci dava Fabio Aru sempre con 57 minuti di vantaggio, ora ci danno anche, ora però ci danno un gruppo degli uomini di classifica, però sai, il GPS, la corsa ci aveva dato 57 secondi, io credo che stia rimontando un po' questo gruppo inquadrato in questo momento, non perché voglia andare a prendere Fabio Aru, ma perché hanno dovuto menare in maniera notevole. Nieve, Moscon. Anche se, salvo ovviamente non vogliono correre rischi lungo la discesa, a differenza di Fabio Aru, si mangia, si beve e ci si prepara al gran finale, e questa invece è la battaglia per la vittoria della tappa numero 18. Certo Claudio, sarebbe meglio evitare che squadre avessero colori analoghi, l'abbiamo detto, lo diciamo spesso, qualche anno fa erano un po' più rigidi, adesso hanno allargato un po' più per evitare che magari qualche sponsor dovendo cambiare colore al logo, io credo che sia una delle motivazioni, sia reticente, insomma, allora diciamo che è un aspetto che bisogna adesso sistemare in chiave moderna. Fino a qualche anno fa c'era il divieto di usare lo stesso colore ed era semplice, ora diciamo che si sta cercando di accontentare un po' tutti, vedremo cosa ne verrà fuori. 13,5 km, Goujard, Armé, Lutsenko, ora sono di più, ovviamente riusciranno a fare ancora più velocità, Alaphilippe, Giovanni Visconti, Alessandro De Marchi e poi i due Movistar, Rojas alla grande e Soler. Tappa divisa in due parti, prima parte pianeggiante senza grosse asperità, naturalmente la pianura spagnola, e seconda parte invece molto più complicata, con salite anche lunghe, 7-6 km, pendenze non durissime, ma non c'è più un metro di pianura. Rientrati altri corridori? Sì, su questo gruppo Menties. Sì. Hai visto Menties rientrare su questo gruppo? Ma Menties in effetti comunque la forza di rientrare ce l'ha. Ne abbiamo parlato talmente tante volte, insomma, del Menties, che non difetta sicuramente di forza, insomma, è rientrato, si è accodato a questo gruppo, concordano con te, insomma, sembra la Val Taleggio.
Aru, purtroppo amici, lo so che lo vorreste vedere, al momento abbiamo l'inquadratura sul gruppo degli uomini di classifica e sulla testa della corsa. Davvero una giornata interessantissima, io non concordo molto, ve lo dico amici della caffetteria ovviamente, ma è una mia opinione, pertanto nulla conta, lo so. Armè intanto prova a fare la differenza, Sander Armè sta disputando una bella vuelta, ha visto in fuga più volte, lui è un discreto scalatore che però partecipa anche ai treni della Lotto Soudal, quindi è un corridore abbastanza completo. Io non sono molto d'accordo a togliere i compagni ai capitani, ad abbassare il numero di corridori per squadra, perché il ciclismo è sempre stato uno sport di squadra dove ci sono vari ruoli, quindi io non vorrei vedere solo i capitani battagliare, sarebbe un altro sport. Il ciclismo è sempre stato fatto anche di gregari, di compagni, il compagno che tradisce, il compagno che invece si sacrifica. Io credo che si toglierebbe gran parte della bellezza se si riducessero le squadre in maniera, un corridore è un conto, ma secondo me una corsa non è più lo stesso ciclismo se sono solo capitani. Vladimir, tu cosa ne dici? Ma è la mia inutile opinione. 8 corridori per formazione, ma non tanto per il discorso della tattica di corsa, o meglio, non solamente per il discorso della tattica di corsa, ma anche perché comunque in certe gare si parte veramente in tanti, c'è una grande tensione per cui è veramente pericoloso, come per esempio al Tour de France abbiamo visto le tante cadute, per cui si correrebbe con 22 corridori meno, il gruppo sarebbe un pochino... Quello ha un senso, però è proprio il senso di avere una squadra con pochi compagni che di cui non vedo l'utilità, perché allora chi tira i primi 50 km non conta. Togliamolo, secondo me no, a me piace così. 11.400 alla conclusione, finalmente il Cavaliere dei Quattro More, attenzione perché è partito da lontano, è partito sul secondo Gran Premio della Montagna Fabio Aru, pertanto parliamo di una distanza di oltre 40 km dalla conclusione. Fabio Aru parte sulla scia di Luis Leon Sanchez che gli lancia praticamente l'attacco, provando a recuperare tempo in classifica. Fabio Aru è ancora non in classifica nonostante alcune giornate negative. Aru, ora vediamo che vantaggio ha, ci vuole un cronometro qui perché la regia al momento aggiornamenti cronometrici non ne dà, quello di Greg Kruger, Riccardo se l'è fatto impiantare, quindi insomma ormai non lo può più usare, adesso vedremo in qualche modo di fare da noi. Tu hai un cronometro sotto mano, stai prendendo le misure di tutte le salite, adesso prendiamo un palo della luce e diciamolo noi agli amici a casa dove quanto ha Fabio Aru. Vantaggio ha Fabio Aru? Sì, dicevi giustamente della nona posizione in classifica del Cavaliere Quattro Mori, tra l'altro ha due corridori, Woods e Poels, che sono davanti a sé di pochi secondi, per cui la possibilità di andare a guadagnare due posizioni, scusa se è poco. No, ma direi altro che è poco, ma non solo, ma poi è partito da lontano. La cosa bella del fatto che sia partito da lontano è che evidentemente male non sta. Intanto vi confermo che Matteo Trentini intanto l'obiettivo 1 l'ha raggiunto, ha preso i 4 punti che c'erano allo sprint intermedio, poca roba. Ne ha 29 di distacco, ora sono 25, ma ha fatto il suo dovere fino in fondo. Luzenko, Armè e Alaphilippe. Stavo guardando questi ultimi 10 chilometri, in effetti strada che sale al 2-3%, Fabio Aru che sta pedalando ancora molto molto bene. Dicevo del percorso, qua ci vorrà per Froome una grande squadra per tenere controllato e poi il gran finale con lo strappone dell'arrivo. Grandissimo Claudio che alla caffetteria dice adesso vado lì col drone, lo faccio vedere io Aru. Si sono spaventati in Spagna, vedi che immediatamente dice no, se viene Claudio allora lo riprendiamo. Ti piace vedere Aru, come vedi l'azione ancora bella piena di Fabio che comunque parte con tutta la volontà di far vedere che lui non è lì triste in un angolo, ma lui è lì che ha avuto il fisico che ovviamente ha dei limiti, grazie a Dio. Sì, diciamo che nel ciclismo moderno dove comunque anche le piccole cose fanno la differenza, ha avuto una stagione tribulata, la caduta prima del Giro d'Italia, un bel Tour de France, ha tirato dritto, non ha fatto l'altura perché era praticamente sotto pressione fin da gennaio, gli mancano una quindicina di watt, che possono sembrare tanti ma sono veramente pochi. Corridore che sta terminando la seconda corsa tappe per la prima volta in carriera. Importante anche per lui vedere, capire se comunque nella seconda corsa tappe e nell'ultima settimana riesce comunque a non calare o addirittura chissà perché. Beh, oggi è un bel segnale, oggi è un bellissimo, ma la tenuta allora, di un corridore che ha vinto la Vuelta anche grazie alla squadra, ricordiamolo, 2 anni fa, perché nel 2015 se facevamo il ciclismo con squadre da 5 o da 6, Aru la Vuelta non la vinceva, la vinceva Dumoulin, quindi riconosciamo alla squadra il merito che ha, una bizzona straordinaria fu quella. E Aru ovviamente la vinse con merito perché
lui era già da un anno il cavaliere dei quattro more, quindi aveva già vinto delle tappe alla Vuelta e ha dimostrato di tenere bene, anzi l'ha vinta la penultima tappa Aru, perché l'indomani si andava a Madrid, quindi la tenuta ce l'ha. Ci fa piacere vedere che a Fabio Aru oggi a me onestamente moralmente fa piacere, perché vuol dire che Aru è ancora lì sul pezzo e vuole ancora fare il corridore di alto livello. Io non avevo nessun dubbio, l'abbiamo visto che nonostante non avesse la migliore condizione comunque sempre dato il massimo, l'abbiamo sempre visto arrivare stremato, trasfigurato a volte, e quest'oggi provato l'attacco da lontano, ha avuto un po' di spazio e lo vediamo come pedala. Eccolo qua il cavaliere. Beh, pedala che è uno spettacolo, fluido, buona frequenza di pedalata, ha circa ancora un minuto in vantaggio, grazie, perché c'è anche ora oltre al reparto lungo De Genti che oggi gioisce per l'operazione di Riccardo andata a buon fine. Abbiamo anche il reparto collaboratori, cronometristi, ci confermano il minuto, l'hanno preso dal cassonetto nero, quindi è sicuramente giusto. C'è Lutsenko in questo momento a fare una grande andatura che lui sa fare, Sander Armè una bella sfida e Alaphilippe, sai che è difficile dire chi potrebbe essere il più forte dei tre in prospettiva vittoria d'etappa, che sono tre corridori tutti di ottimo livello. Anche se... A me piacciono i tuoi anche se. Io parlerei solo per sentire dire anche se. Anche se che vuoi corrisponde il mio a sì ma non ti credere. È la versione bergamasca. Aspetta un attimo. Ecco, del sì ma non ti credere. Anche se il tuo favorito è Lutsenko. È perché visto è forte. Molto, molto reattivo nelle progressioni, andare a chiudere su tanti corridori. E questo è il gruppo. Continua ad avere più di un minuto al momento. Adesso ufficialmente, sapete... è difficile ufficialmente perché abbiamo un GPS che ballonzola un po' troppo, non mi fiderei anche per non illudere nessuno, però ora ci danno anche dal GPS 1 minuto e 10 secondi, cioè Aru si trova a 9.26 dalla testa della corsa, a 10.36 il gruppo dei capitani. Bello il cavaliere dei quattro mori, è così che ci piace, si possono avere delle difficoltà, però si chiama resilienza il rialzarsi dopo una caduta, e Aru insomma ce ne ha mostrata parecchie, insomma diciamo che la tempra sarda ci mette del suo nella resilienza. Comunque insomma gli isolani in generale sono abituati a essere un po' isolati oltre che isolani, quindi Sander Armè, Julian Alaphilippe e Alexei Lutsenko, 9 minuti e 20 adesso su Fabio Aru, 7 chilometri alla conclusione, tratto di strada che scende ma tendenzialmente si sale fino alla linea d'arrivo, 510 metri sul livello del mare dopo 169 chilometri, allora, condotti a 1000 all'ora. Sta guadagnando ancora sul gruppo dei capitani Fabio Aru, anche perché dietro non si alzano sui pedali a rilanciare continuamente. Aru sta attaccando, non è lì a tenere un vantaggio, sta ancora attaccando e sta guadagnando. Ci danno un vantaggio che è anche in aumento nei confronti del gruppo dei capitani, in lieve diminuzione del gruppo davanti, perché anche davanti vanno forte. Beh, se andiamo a vedere la classifica, Aru a 6 minuti e 45... il sesto della classifica generale, il compagno di squadra Angel Miguel López si trova con 4.39. Difficile pensare che possa recuperare due minuti, visto che poi nel finale ci potrebbe essere l'attacco da parte di qualche uomo che vuole cercare di attaccare Chris Froome o guadagnare posizioni in classifica. Ciao, catta il cronometro, che ragazzi non ce la faccio a aspettare le notizie, qua bisogna cronometrare in diretta ad ogni palo della luce, perché è entusiasmante per tutti, anche nel finale, perché nel finale Froome è capace di scattare lui, conoscendo il corridore. Se Froome ne ha, ti stronca mettendo la squadra a menare e scattando, e attenzione, Froome non è oggi un Froome in crisi, no, è un Froome che è stato attaccato più volte ma che ha ancora tre compagni che ho visto alzarsi sui pedali. Se Froome si alza sui pedali vuol dire che male male non sta, almeno storicamente, conoscendolo. Di solito lui ti segue col ritmo, ma devo dire 9.14, finalmente arriva una notizia e siamo al minuto e mezzo adesso. 9.14, 10.43, è sempre il GPS, mi fidi, no, non so tu. L'appetito viene mangiando. Andiamo Fabio, una bella prova di carattere quest'oggi, non solamente carattere ma anche di grande gamba, attaccato da lontano. Atapuma in penultima posizione con Roson, corridori che hanno patito lungo la salita, adesso sono riusciti a rientrare. Roson ieri abbastanza bene nella tappa molto dura con quel finale, Jaime Roson, spagnolo della Caja Rural, ma questo invece è un sardo del team Astana, ancora a tutti gli effetti fino a fine stagione, campione italiano con la bella maglia tricolore, 9.16, 10.45, siamo lì, questi sbalzi sono dati al GPS, un minuto e mezzo sta guadagnando Fabio Aru, che ieri sembrava ormai alla deriva, oggi sembra un altro mondo, ma da un giorno all'altro può cambiare tutto. Sander Armè
Alexei Lutsenko e Julian Alaphilippe passano ai 5 chilometri all'arrivo. No, prendiamolo su Aro, scusa Vladimir, intanto questo ce lo dà la grafica, quindi il tempo che scorre lì bene, che io devo sapere in diretta, ci danno un minuto e mezzo. Bello vedere qualcuno che insomma poi cancella delle brutte giornate con una giornata migliore. Questo è Fabio Aru quest'oggi. Ecco, i chilometri li scopriamo subito, perché guardate, 12, ci sono 7 chilometri tra Fabio Aru e la testa della corsa, quantificati in 9 minuti e 20, perché Aru è appena passato dai 12 all'arrivo, mentre la testa è a meno di 5, circa 7 chilometri. Ora è opportuno andare a vedere il gruppo di testa, perché bisogna vedere 4 compagni ancora per Froome, ma sull'ultima salita i compagni servono relativamente, no? Perché uno strappo breve e intenso. Stavo guardando Lutsenko che stava controllando Alaphilippe, mentre Armé aveva allungato Alaphilippe, che rimane a una trentina di metri. Vediamo. E avremo modo anche di vedere il finale, visto che ci sono i corridori all'attacco, e ci faremo anche un'idea di cosa ci possiamo aspettare. Eccolo qua, Julian Alaphilippe, che sta cercando di non perdere terreno, anche perché Alaphilippe dei tre forse sullo strappo, sulla carta, è il più forte a parità di condizioni, per cui lui vorrebbe rimanere a ruota, ma non mi sembra, perché Lutsenko adesso ha messo il turbenco, perché Lutsenko, ragazzi, è un cronomen e scalatore sopraffino, uomo da corsa a tappe. Lutsenko lo teniamo d'occhio, adesso... se invecchia come bene, ragazzi, questo ragazzo viene fuori un bel corridore. E adesso Armé, che ha visto in difficoltà Alaphilippe, anche lui dai cambi a Lutsenko. Se l'andranno probabilmente a giocare questi due corridori. Si è fatto sorprendere Alaphilippe, ma non è detta ancora l'ultima parola. E comunque siamo sempre sul minuto e mezzo per Fabio Aru nei confronti del gruppo dei migliori uomini di classifica, di cui lui fa parte, visto che è nono in classifica. Sta rimontando al momento un minuto e mezzo. Lo strappo finale sarà decisivo sia per Aru, che non sa neanche lui, credo, come risponderà il fisico allo strappo, perché c'è un logorio di 3 settimane che credo lascia indecisi molti, pochi sanno di stare bene o no adesso. Vero, vero. Uno può avere la certezza. Anche se comunque, sai, la mattina ti alzi, capisci un po' com'è la tua condizione. Beh, Aru sicuramente ha fatto una buona colazione e si è svegliato di buon umore. Comunque nei primi chilometri della tappa rispondono in modo brillante e nervoso. Aru guadagna anche grazie al fatto che dietro il gruppo di capitano ha visto rientrare anche a David Lopez, quindi non stanno forzando, non stanno andando a tutto, adesso vanno regolari e glielo lasciano fare tutti, non viene attaccata la Sky, anche perché pianura è un suicidio attaccare la Sky. E guarda qui quanta gente, 2,7 km, ci siamo, ufficialmente è già iniziata la salita finale, anche nulla se poi di che... è più avanti il punto impegnativo. Lutsenko e Armé, beh, Armé sta tenendo botta, ma Armé, io voglio andare a rivedere Armé, non so a quante fughe abbia preso parte, ma comunque tantissime volte, ed è stato sempre tra gli ultimi ad arrendersi, poi il piazzamento magari non ce l'ha, però sai, lo vedi sempre tra i primi, nell'ultima settimana non è quasi mai uscito dai 50 tranne la cronometro. Stando in fuga vuol dire che arrivi davanti, è nei 50 nella terza settimana, non è casuale, vuol dire una regolarità notevole, a parte che per tutta la Vuelta 29esimo, 51esimo, 50esimo, 100esimo, tranne la tappa di Grussan e la cronometro, non è mai uscito dai primi 60, tranne 3 tappe, vuol dire che è una costanza ad alto livello. Anche se, eccola qua. Anche se a volte, Salvo, te lo dico io per esperienza, è meglio magari mollare, arrivare in fondo al gruppo, prendere diversi minuti, risparmiare certo. La gamba, e poi quando... Ma perché tu hai la mentalità del vincente. Rosso sulla tappa, rispondere... presente. Certo, Vladimir Belli, perché Vladimir Belli va a puntare alle tappe di montagna prestigiose in carriera. Sander Armé, essendo corridore ovviamente non un vincente in senso assoluto, magari una regolarità vuol dire che ci prova, va in fuga, sta sempre là, questa è la sua dimensione. Sì, Fabio Aru. Perché probabilmente aveva un ordine preciso di squadra, quello magari di assistere i compagni, per cui si trovava poi nel finale, certo, a non potersela giocare, 60-70 posizioni. Un minuto e mezzo il vantaggio di Fabio Aru, vedete 1,7 i chilometri che mancano a questi due uomini, Lutsenko e Armé, a 9,47 è Fabio Aru e a 11,14 il gruppo degli uomini di classifica, un minuto e mezzo ancora di vantaggio per il sardo campione d'Italia.
31 anni per Armé, non ha mai vinto in carriera. Quest'oggi la grande occasione. Eccolo qua. Lotto Sudal già a segno. E salutiamo, come sempre, noi sappiamo perché, lui lo sa perché ci segue sempre il nostro amico Fabio da Serramanna, che insomma in Sardegna ti fa un nostro grande amico, lui è nel reparto preferiti della caffetteria. Ciao Fabio. Intanto vedete 1,5 km alla conclusione, 1,5 km alla conclusione, e c'è una situazione che vede due uomini che vorrebbero giocarsi la vittoria di tappa. E naturalmente c'è Fabio Aru che vorrebbe invertire la tendenza di questa volta per la propria classifica. E gli uomini di classifica, nei quali insomma, a parte gli Sky tra di loro, la fiducia è un'ipotesi che non è contemplata, perché qui ci si guarda tutti come si potrebbe guardare uno che ti azzana da un momento all'altro, quindi sarà divertente. 1,3 km, questi sono gli 8 km all'arrivo di Fabio Aru, e come vedete appunto 7 km avevamo detto, ma anche abbondanti, diciamo, perché 8 km lui, sono quasi a 1 km gli altri. Ora sta guadagnando invece, perché ora sono 6,7 km, prima erano 7,5 km. Aru rimonta sulla testa della corsa, perché qui si comincia insomma a pensare quando saltare un cambio, se saltarlo, se è opportuno, se è presto, c'è l'ultimo chilometro. Andiamo a vedercelo questo ultimo chilometro, pendenze oltre al 10% e adesso surplus da parte di questi due corridori. Non sappiamo quanto sia distante Alaphilippe, che potrebbe a questo punto anche rientrare. Lutsenko sulla carta decisamente il corridore più veloce. Eccolo qua Fabio Aru che sta cercando di rimontare, Lutsenko e Sander Armé a giocarsela e a guardarsi un po' in faccia, perché uno dei due prima o poi romperà gli indugi. Ma guarda la frequenza di pedalata del cavaliere dei quattro mori, grande frequenza, è circa 6,5 km lui e mezzo ora dalla conclusione, ma sono impressionato dalla costanza, sta facendo una cronometro di 40 km anche oggi Aru. Sta martellando sui pedali dopo aver attaccato in salita, aver recuperato in discesa, finale tosto che tira leggermente in su, ma attenzione che Giovanni Visconti non è lontano. Attenzione perché se rientra Giovanni in una volata con questi due può dire la sua. Armé e Lutsenko, vediamo se ce lo mostrano, ci davano gli seguitori naturalmente con non così frequenti aggiornamenti, non lo vedo però Giovanni, forse adesso è lì nel secondo tornante, non è ancora spuntato. 800 però metri ancora, Sander Armé e Alexei Lutsenko, e dietro c'è un Giovanni Visconti che prova a rientrare. Armé che ha visto Giovanni Visconti, sa di essere meno veloce rispetto a Lutsenko e va a cercare di stroncarlo sul passo, sulla resistenza. 750 metri e qua anche nel finale per gli uomini di classifica sarà battaglia. Eccolo qua. Se ne va Armé. Sander Armé stronca, prova a stroncare Alexei Lutsenko. Attenzione, vediamo, eccolo Giovanni, guardate in coda, in fondo all'inquadratura all'orizzonte. Armé si sta guardando anche da Visconti che sta rimontando fortissimo in questo finale. Sander Armé ai 600 metri in questo momento, Lutsenko sembra mollare e da dietro sta rimontando un bravissimo Giovanni Visconti. Il coronamento di un sogno, di una carriera per Armé, corridore di 30 anni abbondanti che quest'oggi finalmente rompe il ghiaccio, schiantato Lutsenko. Andiamo a vedere se non avrà cedimenti nel finale e se Visconti avrà la forza di andare a prendere Lutsenko. Sander Armé non ha mai vinto da professionista, in questa volta molti corridori hanno fatto la prima vittoria non da professionista, cosa che è successa al Tour invece, ma in un grande giro. Sander Armé, 31enne, nato il 10 dicembre 85, atleta belga alla Top Sport Flandren fino al 2013, ingaggiato dalla sua attuale squadra nel 2014. Ovviamente lui è un uomo dedicato ai propri capitani e oggi trova la giornata in cui la gioia cancellerà tanti anni, anzi valorizzerà tanti anni di sacrifici. Sander Armé sui pedali, non può rilassarsi, non può gioire e ringraziare il pubblico 1-1 perché c'è Visconti dietro che sta rimontando, quindi è costretto. Guarda la preoccupazione di un corridore che non ha mai vinto, che ogni 50 metri si volta. Siede, si volta. Eh sì, è proprio così. Sicuro di andare a cogliere il primo successo in carriera. Qua Mari Guajardo sta già dicendo il curriculum di Armé, come abbiamo fatto noi del resto, ma lui non si fida, lo capiamo. Schiantato letteralmente Lutsenko. Ha vinto, chiaramente lui è giusto, non si preoccupa, magari si volterà ancora. Armé a bocca spalancata, non ci crede, non aveva mai vinto, vince la Vuelta, una tappa insomma splendida. Sander Armé, Lotto Sudal.
E sarà un finale molto molto esplosivo anche per gli uomini di classifica. Eccolo Lutsenko, ci ha provato in tutti i modi, lui che alla Vuelta aveva già vinto, quest'oggi arriva a un secondo posto. Eccolo qua, sì, Lutsenko, bravissimo davvero, però oggi Sander Armé era il suo giorno, era la sua giornata, è stato bravissimo, lo abbiamo già detto, Armé ha partecipato a molte delle maxi fughe della Vuelta. Non è riuscito a trovare la giornata vincente, oggi la trova, prima vittoria professionista, secondo Lutsenko a 32 secondi, ha preso 30 secondi negli ultimi 800 metri Lutsenko, un applauso a Giovanni Visconti perché sta correndo una Vuelta in appoggio a Vincenzo Nibali, non solo perché gli vogliamo bene, insomma, è per tanti motivi, ma bravo Giovanni, a 47. Ed eccolo Fabio, cronometro alla mano, Fabio Aru ha ancora un po' di strada perché era 6 km, quindi non sarà già all'arrivo, ma sta giungendo. Fabio Aru attacca a oltre 40 km dalla conclusione perché 43 era lo scollinamento, lui ha attaccato sulla salita di Cogliada de Osalva intorno ai 45-47 all'arrivo, sfruttando un movimento di Luis Leon Sanchez, è andato a ruota il compagno, il murciano gli ha fatto la trenata per lanciarlo, per dargli quell'impulso anche moralmente di velocità, e poi Fabio ha fatto tutto da solo, non ha incontrato nessuno. Una cronometro tra l'altro senza avere quel grande stimolo di chi comunque può andare a vincere la tappa, visto che c'erano davanti 20 corridori con un grande margine, ma con la testa di chi vuole andare a far vedere di essere ancora presente, di essere ancora vivo questa Vuelta di Spagna. Nono in classifica generale questa mattina alla partenza, non è detto che guadagni posizioni, ma è detto che guadagnerà tempo, perché insomma ipotizziamo che Fabio Aru conservi una parte quantomeno. Vedete qui, adesso ci mostrano questa situazione, Aru aveva un minuto e mezzo all'ultimo rilevamento ufficiale, naturalmente vediamo, perché guardiamo anche il gruppo dei capitani, perché le volte che Froome sembra che stia male da lontano, poi da vicino ti sorprende, quindi non abbiamo nessuna certezza in questo gruppo, l'unica che Froome ha quattro compagni ancora alla grande, perché davvero David Lopez è il corridore che tira adesso, poi c'è Nieve, c'è ancora Moscon, c'è poi, diciamo che ne ha anche da prestare ai suoi avversari di compagni se serve. Intanto Fabio Aru 3 km alla conclusione, immagino che adesso sia riferito proprio a Aru, e 1.19, ora è in ritardo costante del gruppo Maglia Rossa perché Aru deve tagliare il traguardo e il chilometraggio immagino che si riferisca a lui, visto che il vincitore non è più contemplato. Un gruppo degli uomini di classifica che ha aumentato in unità, Contador ha provato anche oggi, non è andata forse fin qui come Contador voleva, ma l'ultimo strappo è lì apposta ad attendere chi non si è ancora rassegnato. E abbiamo visto la durezza dell'ultimo chilometro, dove Armé è andato ad attaccare cadenza bassissima, lui non è un corridore che va particolarmente agile, ma comunque qua chi ha ancora energia, chi ha ancora forza, chi è esplosivo potrebbe veramente andare a mettere qualche piccolo secondo. La decina di secondi può anche diventa un calvario. Allora vediamo chi oggi riuscirà ad approfittare positivo, sicuramente l'ha fatto Fabio Aru, bravissimo Fabio, partito da lontano, ha un minuto e mezzo, un minuto e 19, un minuto e 20, fosse anche solo un minuto, credo che moralmente sarà fondamentale, perché domani e dopodomani ci sono due tapponi, dopodomani per la presenza dell'Angliru, domani perché ci sono le salite asturiane che sono sempre insidiose, dure, difficili, aspre. Vuelta, corsa veramente a tutta, tutti i giorni, grande battaglia, media oraria dei 2750 km percorsi finora di oltre 4500. Eccolo qua invece Fabio Aru che insiste nel provare a conservare il più possibile del minuto 17 che al momento ha nel confronto di questo gruppo, che ora invece sta andando molto forte. Qui il gruppo rimonta su Aru perché ci sono i 4 Sky che si danno anche i cambi, qualcosetta rosicchierà dal minuto 35 se è 1.19, ma poi cambia, c'è la salita, si sarà ancora il confronto diretto tra i corridori perché la pendenza non ammette. Ovviamente Fabio è in fuga da tanti chilometri, ha attaccato tanti chilometri fa. Beh, pianura non può tenere, solo. Però ora la pianura è già finita, vedi 1,7 km, ufficialmente la salita comincia più avanti, ma come vedete questa non è pianeggiante. Bella frequenza, com'è l'azione di Fabio, Vladimir? Una bella cadenza ancora, andiamo a vedere il rapporto 53-23, come sempre un breve tratto di respiro, seduto sui pedali e poi prontamente va a rilanciare, a rialzarsi. E a questo andiamo, continuo a rilanciare, che ci piace perché vuol dire che si sente ancora forte, sente ancora di poter
guadagnare, pertanto vediamo. Ora attenzione, eccolo qua, Contador da lontanissimo, prima dell'inizio della salita, fa fare la menata per l'attacco, Alberto Contador, Woods a ruota, c'è già Froome a ruota, anche Lopez, stavo cercando Vincenzo, Vincenzo è in maglia verde, lo ricordo a chi si fosse collegato da poco, ed è lì dietro con Pellizzotti a ruota di Poels. Adesso Moscon che si sposta e Contador che al momento non sembra ancora partire. Certo che l'hanno presa veramente a tutta. Subito, subito, la prende prima di iniziare la salita ufficiale, quando già la strada comincia ad avere un minimo di pendenza. Alberto Contador si fa lanciare subito, ragazzi. Che spettacolo Alberto Contador, che spettacolo, quanto ci mancherà Contador il prossimo anno? Pare di sì. E qui vediamo ancora l'azione, Gianni Moscon, ora ci deve pensare Moscon, questo è Fabio Aru, bellissimo, Aru vicino all'ultimo chilometro, lo vede il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, vedete la grafica, ci dà nono a 6.45, la posizione alla partenza, superate le 4 ore. Accelerazione da parte degli uomini del gruppo e Fabio Aru che ha perso una ventina di secondi. Ora vedete meno di un minuto, meno di un minuto, ora vediamo se la fatica... insomma rovinerà tutto quello che ha fatto di buono Fabio Aru, che stava perdendo qualcosa in pianura, era prevedibile, ora in salita dipenderà dalla forza nelle gambe, questo lo sa solo lui. Gianni Moscon è la menata, vedi cosa ti ho detto, Froome non è che ti viene a prendere, Froome ti attacca, ha fatto fare la menata a Moscon. Ho visto però Froome che parlava alla radiolinea prontamente, Nieve è andato davanti, visto sì. Che Froome aveva preso qualche metro. Grande, ora qua corridori che si staccano, quest'oggi corridori che si staccano, Pedrero. E qui è Gianni Moscon con Poels, Moscon e Poels, Froome che fa accelerare la squadra, la miglior difesa è l'attacco, Froome forse vuole questo o magari vuole dissuadere gli avversari. A ruota di Froome ci sono nell'ordine Contador, Nibali, Woods, Kreuzweig, Kelderman e Zakarin. È in difficoltà Lopez che aveva perso qualche metro, questa è un'azione da parte di Gianni Moscon per stirare il gruppo, indice che Contador... sta ancora bene. Froome sta ancora bene e non si fa impressionare dagli altri. Oggi tiene bene, sembra tenere bene TJ Van Garderen, mentre vedete Lopez fa fatica, struggles dicono in inglese, in coda al gruppo. Lo stesso Van Garderen perde terreno, perde contatto da Della Cruz. Qui vedete Moscon, Poels, Froome, Contador, Woods, Kreuzweig, Nibali, Kelderman, Zakarin e sta rientrando Della Cruz. Rallentato un po' l'andatura agli uomini del Team Sky, vediamo come comunque siano un pochino più raggruppati, ma il duro viene adesso. Eccolo qua Gianni Moscon, ora si sposta, rimane Wood Poels che rimonta. Ora è testa a testa perché Contador ha guardato in faccia Froome, rimangono quasi soli i capitani con Fabio Aru che deve difendere almeno questi 30 secondi per poi avere un bilancio positivo che lo ripaghi insomma del grande sforzo di oggi. E qui vedete ora l'azione di Wood Poels, beh una Liegi-Bastogne-Liegi, qui ci sono i gregari che vincono le Liegi-Bastogne-Liegi, capito, la Sky, insomma sono messi abbastanza bene. Della Cruz ora fa fatica ma cerca di rimanere a contatto. Lui. Parte Froome, lo avevamo previsto perché Froome, ragazzi, se mette la squadra davanti parte. Parte Froome, Contador, Woods, vediamo chi subisce questa azione. Chris Froome ti attacca prima che tu lo possa attaccare se sta bene ed è un classico. Kreuzweig è il primo a staccarsi. E Contador che comunque ha reagito. Cornelsen saluta. Invece leggermente in difficoltà. Alta è lì che frullata da parte di Chris Froome. E Contador gli tiene bene la ruota. Woods, vedete, tiene bene il canadese. Chris Froome si volta a vedere gli effetti dell'azione. Si volta quasi, insomma, si sposta anche troppo. Vincenzo al momento non ha seguito il cambio di ritmo. Lo vedete, fate un po' di fatica con Kreuzweig lì lì davanti. Anche Poels, Contador e Froome. Testa a testa, ora c'è Alberto Contador, è una questione d'orgoglio qui, Vladimir, di la verità. Vuole segnare il territorio, ma Chris Froome vuole andare a far vedere chi è il più forte. Sì, perché questo Froome leader e gli spettatori che parlano solo di Contador non può accettarlo. Allora Froome vuole far vedere di meritare la maglia che indossa, ma Contador non ci sta. Contador, Froome, Woods, sbuffa un po' Chris Froome, ma ci piace anche di più così umano. Guarda più avanti, sbuffa di più e tiene botta. E tiene molto molto bene insieme a un grande Michael Woods. Kelderman, Zakarin perde qualcosa, questa coppia qualcosa perde anche Nibali che ora sta collaborando con Kreuzweig. Peccato per Vincenzo, quest'oggi potrebbe perdere una quindicina di secondi ma poi ci sarà ancora l'Angliru qua, svolta a destra 150 metri e Contador che va
ad accelerare. Bellissimo finale, bellissimo finale. Fino sulla linea d'arrivo. Bello anche il confronto, bravo Fabio, bravo Fabio. Comunque qualcosa guadagna, per poco che sia, arriva a 9,57. Si è meritato la soddisfazione di non essere ripreso, io direi, almeno il quarto dei quattro mori, per il grande impegno che ci ha messo. E ovviamente Contador non potrebbe mai farsi mettere la ruota davanti, e credo che Froome, elegante com'è, non l'avrebbe neanche fatto, visto che non c'erano buoni. Molto arriva Poels, Poels, Kelderman. Vediamo quanto perderà Vincenzo, che nel finale ha ceduto. 12 secondi in questo momento. Vediamo Vincenzo Nibali, che ieri ha guadagnato 42, oggi ne perde qualcuno, ha perso una ventina di secondi, ora vediamo, non ce l'hanno inquadrato quando è passato, ma tra poco lo scopriremo. Aru transita all'arrivo in questo momento, e Lopez. Miguel Angel Lopez, anche lui, vedi, è il fenomeno del momento, ma la fatica anche ai ragazzi di 23 anni a un certo punto blocca le gambe. Straordinario, sì, ma è proprio la ripetizione. Le corse di 3 settimane, la terza settimana ti devi aspettare di essere sorpreso da rendimenti altalenanti. Guarda Magnus Carlsen Nielsen come è contento, un velocista che arriva tra i primi perché era in fuga, contento come un bambino. Che ha assistito da vicino alla lotta tra i grandi Ha visto classifica. I capitani, si è gustato un bello spettacolo, è arrivato anche a Tapuma. Beh, Froome oggi ha fatto vedere che c'è ancora la grande. Un aneddoto di quando correvo, 1993, tappa di Europa con Indurain, avevo anticipato la salita di Europa, ho visto la battaglia dei primissimi, uno spettacolo bellissimo. È bellissimo. Decimo posto poi. Hai descritto quello che ha provato Cornelsen, intanto arriva Roche, Luis Leon Sanchez, Pelio Bilbao e i due della Stana. Li ho visti passare tutti, l'attacco di Ugrumov, Chiappucci, c'era poi Argentino, ho visto e mi ha raggiunto sulla linea d'arrivo Indurain. Arrivato, stremato, che si è accasciato le transenne, io ero lì. Senti, dopo avermi fatto questi nomi, che tu eri da vicino, poi mi dai le scarpe e te le lucido tutte io, va bene, per una settimana, perché io mi posso solo inchinare. Tu, anche io li ho visti da vicino, ma non in bicicletta, a gareggiare con loro, quindi insomma ti voglio bene anche di più per queste cose che ci racconti. I corridori hanno aneddoti, insomma, qualcuno si può dire in diretta, qualcuno no, però insomma, sempre interessanti. Vladimir, prima che insomma dobbiamo correre domani, lo abbiamo già detto, le montagne dell'Asturia, voglio ringraziare te adesso, della tappa parleremo dopo, grazie a Vladimir Belli. Grazie Salvo, buon pomeriggio a tutti e domani altra grande tappa sulle Asturie. ...6.33, lo stesso di Michael Woods, pertanto Fabio Aru va a riprendere Woods e guadagnare una posizione, direi che insomma una parziale ricompensa per l'azione di oggi è arrivata per Fabio Aru. Vincenzo Nibali perde 21 secondi, alla fine paga un po' nel finale il cambio di ritmo, mentre Chris Froome mostra ai suoi avversari di essere ancora perfettamente in possesso della leadership e soprattutto della propria forza. Qui non si... missione compiuta per Froome, che riesce a guadagnare terreno. Vedete che Kelderman è ancora terzo dopo Nibali a 1,37, Zakaria in 2,29, Contador 3,34. Questa è la situazione dei primi cinque, però poi sesto Lopez, settimo Woods, ottavo Aru, nono Poels e decimo Steven Kruijswijk.